domenica, l'Abruzzo del pallone, la domenica sportiva di TV6. Siamo pronti per vedere, per vivere le immagini, le emozioni di una domenica che ci ha regalato tanti gol, tantissime emozioni, soprattutto nel campionato di Serie D. Ce le ha regalate in special modo il derby, l'unico abruzzese di giornata, quello tra San Nicolò e Pineto. Vedremo il servizio, così come rivivremo la partita tra Pordenone e Teramo, con il Pordenone che ha fatto un sol boccone della formazione biancorossa, 4-2, ma una vittoria più netta di quanto possa dire il risultato finale. Ovviamente sempre il solito spazio al campionato, al girone F, che analizzeremo con particolare attenzione. Vediamo, prima di presentare gli ospiti, vi ricordo il numero per interagire con noi, 392-623-7060. Saluto gli ospiti, li ringrazio perché, insomma, meteorologicamente parlando, questa è una domenica davvero incredibile, un temporale che si sta abbattendo prima nella parte nord dell'Abruzzo, adesso sta, insomma, scivolando verso la parte sud. I colleghi, i tecnici in redazione stanno facendo davvero un lavoro super anche contro le difficoltà del caso. Saluto Luca Di Pasquale. Ciao Luca, ben ritrovato. Buonasera a voi, grazie. Hai seguito con particolare attenzione le partite di questo pomeriggio su TV6, ci mancherebbe, ti ringraziamo ovviamente. E poi uno dei protagonisti, la squadra protagonista della giornata, lui è andato a segno, c'era già andato la settimana scorsa, Marco Di Benedetto. Ciao Marco. Buonasera. Centrocampista del San Nicolò, oggi in gol in redazione questa sera, ma solo per la prima parte, non è che gli ha rubato il posto, gli ha rubato il posto per qualche istante. Trovo la collega Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, buonasera a voi. Sì, promesso. Restituisco ad Andrea, al posto di Andrea Costantini. Ma come si sta innanzitutto sul trono di Andrea? Bene. Molto bene, direi. Si sta bene, si sta comodi. Ci sto pensando a rubarlo, ma esatto, lo restituirò. Con te parleremo di Pordenone Teramo in apertura, ma vediamo i risultati e le classifiche dei campionati partendo dalla Serie A, perché la prima parte, i primi minuti li dedicheremo a un altro sport, poi capirete quale. Questi i risultati di Serie A. Roma Udinese giocata ieri 3-1, vittoria del Napoli sul campo della Spal, sempre ieri 2-3, Juventus Torino 4-0 ieri sera, derby della Mole. Oggi all'ora di pranzo Sampdoria Milan 2-0, Cagliari Chievo Verona nel pomeriggio 0-2. Il Crotone batte il Benevento 2-0, la Lazio vince a Verona contro l'Hellas 0-3, Inter Genoa 1-0, si sta giocando Sassuolo-Bologna con le squadre ferme sullo 0-0, alle 20.45 Fiorentina-Atalanta. Vediamo rapidissimamente la classifica di Serie A, comanda la coppia Napoli-Juventus, l'Inter a quota 16 punti, la Lazio 13, Roma e Milan 12, Sampdoria e Torino 11, poi via via tutte le altre fino al Benevento che chiude con 0 punti. Vediamo i risultati di Serie B, perché si è appena concluso uno dei due posticipi, quello domenicale, aspettando il Monday Night di Palermo, con l'Ascoli che ha vinto 2-0 al Manuzzi di Cesena e dunque rilancia le proprie ambizioni la formazione bianconera marchigiana in ottica salvezza. Vediamo rapidamente la classifica per vedere il balzo che fa la formazione ascolana, che sale a quota 6 punti in classifica, aggancia Brescia, Novara, Entella e Foggia. Il Pescara, dopo il pareggio di ieri a Cremona, rimane a quota 7 punti. Serie C, girone B, si stanno giocando due partite che chiudono di fatto il tabellone della giornata di campionato. Questo è il quadro: Albinoleff e Gubbio finale 2-1, stesso risultato a Mestre, tra Mestre e Triestina, anzi a Portogruaro, tra Mestre e Triestina 2-1, con il Mestre che vince con un rigore al 95esimo. Pordenone Teramo, come detto, 4-2, Ravenna Modena giocata venerdì 1-0, su Tirol Bassano 1-2, Vicenza Feral Pisalo 1-1 e finale a San Benedetto del Tronto. Il Padova vince a San Benedetto per 1-0. Si stanno giocando Renate Reggiana con il Renate in vantaggio 1-0 e si sta giocando anche Sant'Arcangelo Fermana. Sant'Arcangelo in vantaggio all'inizio, ma adesso sotto nel punteggio con la Fermana, prossimo avversario del Teramo la settimana prossima, dunque in vantaggio 2 a
1, vediamo la classifica di questo raggruppamento con il Pordenone che comanda 13 punti, il Renate a 12, Vicenza 11, Bassano e Fermana 10, San Benedettese, Albino Leffe 9 punti, Mestre 8, Padova, Feralpi Salò 7, 6 per il Ravenna, 5 per Triestina, Sul Tirol 4 per Reggiana e Teramo, 3 per Fano e Sant'Arcangelo, 1 per il Gubbio, 0 per il Modena. Serie D, Girone F. Vediamo la giornata di campionato, la quarta, Fabriano Castelfidardo 2-3, Jesina San Marino 1-0, Monticelli Recanatese 1-1, ieri Nero Stellati Campobasso 1-2, Agnonese Francavella 0-1 e la partita, come detto, più scoppiettante della giornata, Morro d'Oro San Nicolò Pineto finisce 4-3 per la formazione di Luca Campanile, sconfitta per l'Aquila Monte San Giusto 1-0, sconfitta anche per la Vastese con il Matelica 0-2, sconfitta purtroppo anche per la Vezzano a Pesaro contro la Vis 2-1, la classifica. Dopo 360 minuti di gioco comanda la Vis Pesaro a punteggio pieno 12 punti, Campobasso e San Giustese a quota 10, Matelica 9, Jesina 8, Castelfidardo 7 a 6 punti, Francavilla, L'Aquila, Fabriano e San Nicolò. 4 punti per San Marino, Vastese e Olimpia Agnonese, 3 punti per il Pineto, 2 per Monticelli, Avezzano e Recanatese. Chiude la classifica il Nero Stellati Pratola che non ha ancora nessun punto. Prima di iniziare a parlare di calcio abbiamo in collegamento, lo saluto, lo ringrazio, gli do la buona domenica, Luciano Rabottini, ciao Luciano. Buonasera a tutti, ciao Jacopo. Allora con te parliamo, piccola parentesi, di ciclismo. Oggi si correva il campionato del mondo su strada per uomini, vittoria di Peter Sagan che entra nella storia, 3 campionati del mondo consecutivi, è una cosa che è anche difficile da spiegare proprio a livello sportivo. Beh, diciamo che stiamo parlando anche di un fenomeno, un corridore di grande classe, di grande qualità, di un grande temperamento. Io, come avevo detto nell'ultima puntata di Velò, quest'anno non lo vedevo come grande favorito perché la stagione di Sagan è stata una stagione, secondo me, dove ha corso anche meno rispetto alle altre stagioni, quindi si era presentato alla partenza di questo mondiale con una condizione sicuramente meno brillante degli altri anni, però quando si parla di un corridore come lui che ha una classe immensa, e lo ha dimostrato soprattutto oggi, che non si è visto per 270 chilometri, l'abbiamo solo visto negli ultimi 2 chilometri e mezzo prendere la ruota del corridore più forte, perché era Christopher il corridore più forte in volata, perché è uno che poi le volate le prende lunghe, lui gli si è messo a ruota e poi negli ultimi 150 metri lo ha superato con un po' di difficoltà, però è riuscito a vincere il suo terzo campionato del mondo, un corridore veramente di grande spessore. Ci dai un giudizio sull'Italia invece, che sembrava e era una delle formazioni più accreditate, forse una delle più forti, quantomeno nell'organico che poteva vantare? Abbiamo un po' sognato con Gianni Moscon, non te lo nego, negli ultimi 10 chilometri, quella fuga con Alaphilippe, poi abbiamo sperato in Matteo Trentin, c'è stato il piazzamento. Ma come, che giudizio dare di questa nazionale italiana? Come ha corso? Ma come aveva detto il commissario tecnico, questa era la nazionale più forte che lui ha diretto nelle sue 4 esperienze mondiali, un percorso che probabilmente si addiceva anche abbastanza alle caratteristiche tecniche di tutta la squadra. L'unico problema è che non c'è stata grande corsa, la corsa l'abbiamo vista negli ultimi 20 chilometri, una corsa di 270 chilometri dove non c'è stato grandi tentativi, quindi una corsa molto bloccata, una corsa che obiettivamente è mancata, è venuta fuori solo negli ultimi 20 chilometri e probabilmente non sono riusciti a far fuori quei grandi velocisti che poi hanno battuto Trentin, perché Sagan, Christoph, Matthews, se li porti in volata difficilmente li puoi battere, quindi probabilmente il quarto posto di Matteo Trentin è
secondo me è la medaglia d'oro degli umani Trentin, perché se tu arrivi in volata con questi mostri della velocità difficilmente puoi fare meglio, però complessivamente ritengo che la giornata la possiamo chiudere in modo positivo, anche perché secondo me se qualcuno, come ho visto delle dichiarazioni appena dopo il mondiale, hanno criticato un po' questa squadra, ma secondo me c'è da criticare anche il Belgio, l'Olanda, la Francia, addirittura il Belgio, l'Olanda nelle loro formazioni non avevano velocisti, quindi dovevano scoprirsi molto ma molto tempo prima, non l'hanno fatto, e quindi criticare adesso la nazionale italiana è un po' ingiusto per questo commissario tecnico, che secondo me è un po' troppo sfortunato, perché non riesce ad arrivare a medaglia. Sono oramai quasi 10 anni che l'Italia non sale sul podio dei mondiali, e questo pesa un po' su un movimento che tutto sommato a questi mondiali ha fatto molto bene, soprattutto nelle categorie femminili e maschile, nelle categorie junior. Torniamo da questa rassegna iridata con tante medaglie che sicuramente danno morale, danno prestigio anche a un movimento ciclistico che sicuramente facciamo fatica al vertice, però abbiamo una base molto forte, quindi c'è ancora un po' di pazienza da aspettare, e probabilmente nei prossimi anni potremmo riassaggiare con grande felicità un podio mondiale che ci aspettiamo da tanto tempo. Luciano, ci vediamo giovedì allora. A giovedì prossimo, quindi buon lavoro e buona serata a tutti. Grazie Luciano, buona domenica, ci vediamo giovedì ovviamente alle 21 con Velo, 31esimo appuntamento, siamo addirittura d'arrivo con la stagione del ciclismo, ma ovviamente continua la nostra rubrica ogni giovedì alle 21 e lì faremo il punto ampio del campionato del mondo di ciclismo, ma non solo, soprattutto tanto ciclismo di casa nostra. Andiamo in redazione da Ania Cantagalli, perché Ania ci deve raccontare che Teramo è stato questo pomeriggio. Allora, per chi non avesse visto la partita, 40 minuti 3-0. A volte si dice, beh, forse la partita non è stata proprio esattamente come dice il risultato. No, invece qui probabilmente è stato proprio quello lo scarto, cioè 40 minuti 3-0. Una squadra sì e una no. Beh, è stato il primo tempo abbastanza evidente il divario tra le due formazioni, Jacopo, perché il campo pesante, se giocato sotto il diluvio al Bottecchia, di certo non ha facilitato un compito che era già di per sé molto difficile per il Teramo, visti i valori diversi in campo tra il Pordenone e la squadra di Asta. Poi fisicamente si è visto anche un ampio divario tra le due formazioni, a favore ovviamente dei ramarri, perché basta anche guardare le immagini per vedere quanto siano diversi fisicamente le due formazioni. Asta, ecco, raccontaci comunque le immagini, questo vabbè, il fischio d'inizio e ci siamo. Certo. Okay. Si comincia con il Teramo che conferma il tridente, formazione attesa con il 4-3-3, Bacio, Terracino, Foggia e Tulli, e dall'altra parte 4-3-2-1 del Pordenone di Colucci, in passato anche attenzionato per la panchina del Teramo. Al nono minuto subito il gol a bruciapelo per il Pordenone, dalla destra Formiconi per Danza, che ha fatto il suo esordio proprio quest'oggi al Bottecchia, al posto tra l'altro dell'ex Lulli, per l'1-0 a favore del Pordenone. Qua possiamo vedere su cui si addormenta Varas. Praticamente sì, un'altra gara non eccellente per il giocatore del Teramo, perché anche contro il Ravenna non ne aveva fatto benissimo. Qui invece un disimpegno errato da parte di Caide, Ciurria di destro coglie il palo dalla distanza e poi Gerardi, il più comodo dei tap-in per il 2-0 a favore del Pordenone. Su cui si addormenta Pordenone. Ventola? Anche, diciamo, una dormita generale in quest'oggi. Vediamo un po' quanti hanno dormito. Diversi, direi. Poi c'è questa apertura sulla sinistra per De Agostini, esce questo tiro cross su cui Calore praticamente respinge sui piedi di Sainz Mazza per il 3-0 del Pordenone, che praticamente chiude la gara già nella prima frazione di gioco. Poi Asta cambia qualcosa, passa al 3-5-2 in fase di possesso, ma i gol del Teramo, due gol del Teramo, derivano direttamente da due calci da fermo. Questo è il primo di Ilari, dagli sviluppi di un calcio d'angolo,
è bravo il giocatore del Teramo a approfittare di questo pallone che esce da una mischia, però poi il Teramo francamente non riesce a dare veramente l'impressione di riuscire ad aprire la contesa. Qui Sales bella, si addormenta, Martignano Sales mette in mezzo, non ci arriva Silvestro, ci arriva Danza per la doppietta di giornata, ed è davvero una bella giornata per lui all'esordio con la maglia del Pordenone per il 4-1 appunto della formazione di Colucci. E poi c'è il gol del Teramo per un calcio di rigore, grazie a un calcio di rigore accordato dal direttore di gara su un fallo di mano di Stefani su questo tiro di Soumaré. Comunque anche quest'oggi, non solo contro il Ravenna, una buona prestazione per il giocatore di Aste. E poi Barbuti, l'ex, al ritorno in campo con la maglia del Teramo dopo l'epurazione estiva, firma il 4-2 che poi sarà il risultato finale. Tra l'altro, come dicevamo prima, abbiamo notato che le punte centrali del Teramo fino a questo momento segnano soltanto da calcio di rigore. Foggia domenica scorsa con il Ravenna, Barbuti quest'oggi altra punta centrale da calcio di rigore, è riuscito a segnare, ma inutilmente per i biancorossi. Da segnalare a margine, Jacopo, qualche fastidio di Amadio, che comunque è tornato in campo, ha fatto l'esordio stagionale in campionato proprio quest'oggi al Bottecchia, perché ha avuto finora un problema al ginocchio che lo ha tenuto praticamente sempre, quasi sempre fermo. Qualche fastidio però appare da quello che ci dicono da Pordenone, da chi sta tornando da Pordenone, pare ancora accusarlo il centrocampista, quindi poi probabilmente verrà sottoposto a qualche accertamento in più nelle prossime ore per valutarne le condizioni alla ripresa degli allenamenti. Secondo KO per la formazione di Asta dopo quello maturato contro il Vicenza. Le capolista sono un po' non vengono tollerate evidentemente dai biancorossi, però quest'oggi c'è stato veramente poco Teramo in campo, ha subito fisicamente il gap fisico con gli avversari, e anche col campo pesante mi sento di dire che non abbia avvantaggiato ovviamente una gara che, abbiamo detto prima, già era molto difficile in partenza per il Diavolo. Assolutamente. Up and down, in e out, ce li fai? Insomma, chi è che bocciato e chi promosso? Se vuoi anche un reparto, Bocciato, parlando a livello individuale, bocciati, anzi secondo me Varas e Bacio Tracino, oltre agli errori individuali che possono essere stati commessi in difesa, come quello di Sales, che comunque alla fine ha fatto di fatto firmare il 4-1 per una gara che sembrava in ogni caso già chiusa. Sono due gare che Varas si sta esprimendo al massimo, eppure è un jolly importante per Asta. Forse è un problema ancora di condizione, perché ricordiamo è arrivato a fine mercato Varas, è entrato subito in condizione, ma magari forse in questo momento sta accusando qualche problema di forma. Bacio Terracino è entrato invece in forma molto tardi, dopo il gol contro il Mestre a Porto Gruaro è stato messo titolare, approfittando anche della pausa di campionato del Teramo, che aveva già osservato il turno di riposo, però probabilmente forse in quella posizione non riesce ancora l'ex Lumezzane ad esprimersi al meglio. Per me invece una buona prestazione da parte di Graziano, che ha dato fisicamente più sostanza al centrocampo, una buona prestazione anche da parte di Soumaré. Parliamo comunque di giocatori che hanno inciso per quel poco che il Teramo è riuscito a fare sul campo quest'oggi, però probabilmente forse potrebbe essere abbastanza per mettere almeno in dubbio alcune certezze che sono state finora da parte di Asta. Ricordiamo che quest'oggi è entrato in campo lo stesso 11 titolare che gioca praticamente da Vicenza, dalla sconfitta di Vicenza, quindi probabilmente qualcosa sarà valutato in settimana dal tecnico, forse anche in materia di modulo di gioco. Vediamo cosa succederà nei prossimi allenamenti, anche perché in settimana Asta aveva già provato diversi moduli, il 4-2-3-1, anche un 3-4-3 in alternanza al classico tridente 4-3-3 che finora abbiamo visto. Se i tempi sono maturi effettivamente per vedere in campo un sistema di gioco diverso, verrà valutato, penso, sicuramente in settimana, anche a seconda del prossimo avversario, che ricordiamo la Fermana dell'ex Marco Sansovini. E che sta vincendo 2-1 con gol di Iotti e Lupoli a Sant'Arcangelo. Luca, rivedendo un po' le immagini, è chiaro che uno lo vede a seconda vedendo
un attimo qualche azione, i gol principali, ma che cosa te ne è sembrato? Liani è stata abbastanza ampia e precisa. Ho visto degli errori proprio a livello di attenzione e di ingenuità anche dal secondo gol. Stato il terzo gol della Fermana. Palla persa a centrocampo, tra il centrocampo e l'area di rigore. Sono andati proprio molli sul pallone, essendo un campo pesante. Quella fatta la traversa, poi il difensore. Cioè, due o tre gol secondo me potevano essere molto evitabili. Però dopo il problema è che quando soccombi il primo tempo 3-0 non è neanche facile rimettere in diretta riva la partita, soprattutto con un Pordenone che a mio giudizio è tra le squadre più forti del campionato come l'anno scorso. Certo, hai a fianco uno che oggi ha ribaltato, non dico da un 3-0 Marco, però insomma da un 2-0 che sembrava, quindi le rimonte possibili a volte lo sono. Un saluto al grande Di Pasquale da un tifoso del San Nicolò che tu conosci. Chi è? Contraccambio? Beh, conosco tante persone, sono... Ah, quindi non, non sai di chi si tratta. È un piacere il contraccambio, saluti, quando vado a ripartire a San Nicolò ho avuto sempre grande ospitalità. I problemi l'anno scorso erano soprattutto in difesa, quest'anno abbiamo quasi gli stessi interpreti. Peraltro, Ani, attorno da te, la difesa, diciamo che... sostanzialmente non è mai stato un reparto veramente in discussione in questa squadra, anche in sede di mercato, nel senso si è sempre pensato che l'asse centrale portante Caidi Speranza andasse solo corroborato sugli esterni, ma che sono comunque gli esterni, non ruoli fondamentali, non determinanti. Esattamente, infatti sono stati confermati Caidi e Speranza, erano stati cambiati inizialmente gli esterni, entrambi, perché da una parte c'è Ventola, dall'altra parte almeno inizialmente c'era Pietrantonio, poi con il reintegro di Sales le cose sono un po' cambiate, diciamo che per tre quarti la difesa della passata stagione. Però è vero anche che si difende di squadra, non si può incolpare solamente un reparto, cioè la difesa, di qualche movimento sbagliato e di scelte sbagliate in fase difensiva. Gli allenatori dicono, che sicuramente ne sanno molto più di noi, che si difende fin dall'inizio, fin dagli attaccanti, dal centrocampo, quindi qualche scelta, qualche copertura sbagliata già in fase di centrocampo sicuramente c'è, soprattutto in trasferta, mi sento di dire, per il Teramo, almeno in questa parte di stagione. Vediamo se cambierà qualcosa effettivamente nei prossimi due turni casalinghi. Ricordiamo che il Teramo appunto ha la Fermana e poi la Feralpi Salò nel giro di tre giorni. È chiaro che in termini di classifica a questo punto le gare casalinghe vanno provate a sfruttare al massimo, perché in un campionato in cui devi comunque puntare in primis a salvarti, devi pensare di sfruttare al massimo tutte le gare che verranno giocate al Bonolis. Assolutamente. E provare magari a centrare qualche exploit in trasferta. Ci sentiamo le parole di Antonino Asta al termine della gara, così poi magari vediamo anche, fare un rapido commento. Quarto gol della Fermana a Sant'Arcangelo, prossimo avversario del Teramo. Antonino Asta. È una partita, insomma, di solito i complimenti si fanno alla squadra avversaria quando uno pareggio vince, perché è sempre così. Noi abbiamo perso, faccio complimenti a loro, perché come avevo detto ieri in conferenza stampa, pre-gara, lo ribadisco, è nettamente la squadra più forte, è la squadra che ha tutto per arrivare prima, la squadra che ha forza fisica, ha qualità, ha una panchina incredibilmente lunga di tutto. Però ecco, noi forse il primo tempo, insomma, loro sono stati molto più bravi nelle sue seconde palle e tutto, perché è un peccato, perché per assurdo se non concediamo il 4-1 per un errore, che secondo tempo l'inerzia cambia, anche se loro mi tengono più forti, facciamo il 3-2, chissà come si mette, invece ecco,
il rammarico di aver dato il quarto gol, il nostro difensore è stato anticipato e doveva spazzarla via, e chi lo sa, sta in partita fino alla fine e può succedere di tutto, però non è reale assolutamente, diciamo la verità, hanno strameritato, squadra importante, squadra che lotterà ai vertici, e quindi da noi non passa da qua il nostro campionato, sappiamo, dobbiamo essere realisti di quello che è. Mi dispiace, però voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, perché c'è stata la reazione, c'è stata la voglia di non soccombere contro una squadra importante, e quasi quasi l'obiettivo era farli soffrire fino alla fine. Peccato, perché quella 4-1 non ci ha permesso di provare a fare una partita diversa. Queste le parole di Antonino Asta. Ania, io ti ringrazio per l'analisi precisa e puntuale di Pordenone Teramo, e ovviamente avremo modo di parlarne martedì nel corso di Pro Teramo, un'ora per analizzare non solo questa partita ma anche il prosieguo del campionato. Perdonami, ci ripeti le condizioni di Amadio? Amadio, ci dicono, sempre poi da valutare ovviamente nelle prossime aspetta ore, che non si sente il microfono. Adesso mi senti? No, adesso sì. Ok, adesso sì, da quello che ci dicono, che poi ovviamente dovrà essere verificato nelle prossime ore alla ripresa degli allenamenti, ha ancora un leggero fastidio al ginocchio infortunato e quindi sicuramente si dovrà sottoporre a qualche accertamento in più strumentale ovviamente nelle prossime ore. Senti, tenete l'inquadratura su di lei, perché vuoi sapere chi ha segnato il quarto gol della Fermana? Penso che lo immagini. Posso immaginare. Marco Sansovini, che... Insomma, adesso al di là del il valore del giocatore non si discute. E doppietta di Lupoli, Iotti e gol di Sansovini, 4-1. Io immagino già settimana prossima, peraltro ci sarai tu per noi per seguire Teramo Fermana, immagino. Siamo curiosi di sapere l'accoglienza dei tifosi del Teramo per Marco Sansovini. Grazie Ania, grazie a voi. Puoi lasciare il trono di nuovo al nostro Andrea Costantini, che tra un po' si risiede, perché vediamo adesso, cominciamo con la serie di Marco. Io chiedo, rivedendo i risultati e anche la classifica, ti chiedo innanzitutto, a parte il vostro risultato, quali sono quelli che ti hanno stupito maggiormente, se ce n'è qualcuno, se sono risultati che ti aspettavi? Innanzitutto la sconfitta della Vassese in casa, se per me è una sorpresa. Che anche se però voi l'avete incontrato il Matelica. Sì, è stata una partita un po' particolare. Eh sì, due espulsioni. Sì. Anche a livello climatico non era il massimo. E poi anche la vittoria del Francavilla d'Agnone, che lì è sempre un campo complicato. Queste sono secondo me le due sorprese di giornata. Vediamo anche la classifica, perché ti chiedo, Marco, se... più o meno, adesso lasciamo perdere vittorie e sconfitte, come sono arrivate, come non sono arrivate, ma pensate di essere in questo momento, dopo 4 giornate, in media con quello che vi aspettavate, sotto, media? Ma dipende sempre dagli obiettivi che uno ha, insomma. Noi ci siamo fissati l'obiettivo di fare il meglio possibile, quindi questo verrà solamente con l'andare delle partite. Si vedrà di che pasta siamo fatti e dove possiamo stare. Credo sia una classifica buona. Io speravo fosse ancora migliore, però c'è tempo. Però bisogna dire anche una cosa, che voi avete incontrato 4 squadre molto forti. Perché sì, avete incontrato l'Agnonese, il Matelica, il Francavilla e oggi il Pineto. Quindi sostanzialmente 6 punti in 4 partite sono un buon bottino. Campanile che dice, è contento? Il mister sì, soprattutto delle ultime due è contento, delle prime due un po' meno, però... Però in questi casi si dice, ma anche delle prime due, nonostante ci fosse stata la prestazione. Sì, ma soprattutto ci sono servite quelle due partite per capire cosa ci mancava per vincere. E cosa mancava, Marco? Un po' di cattiveria, un po' di cazzimma, come si dice. Rigore per la vittoria del San Nicolò è inesistente e negato uno al Pineto, clamoroso. Detto questo, a Mauro e Giammarino, andate via da Pineto. Io chiedo ai tifosi di San Nicolò e Pineto di pazientare, ma non è per stasera, veramente c'è qualche piccolo problema relativo, e Luca è testimone, è veramente climatico, che insomma sbalzi di corrente continui, e dunque c'è un po' da aspettare per San Nicolò e Pineto, ma stiamo veramente volando. Però intanto vi faccio vedere il servizio di apertura, che è la vittoria proprio del Matelica a Vasto, 2-0 il servizio di Paolo Renzetti.
Nella sfida fra due formazioni ambiziose ma entrambe reduci da un passo falso, la spuntata per 2-0 il Matelica che si conferma bestia nera delle abruzzesi. Dopo i successi con Pineto e San Nicolò, i ragazzi di Tiozzo sono riusciti a fare bottino pieno all'Aragona anche con la Vastese al termine di 90 minuti combattuti. Per gli abruzzesi di Colavitto, che per quanto fatto nella ripresa avrebbero forse meritato il pari, si tratta del secondo KO di fila dopo quello di Pineto e primo casalingo stagionale. All'Aragona la squadra di casa con Bagaglini al rientro dopo la squalifica si schiera con il solito 4-3-3. I marchigiani rispondono con un 4-3-1-2. Avvio di gara di studio fra le due squadre con gli ospiti che si affacciano per la prima volta dalle parti di Camerlengo al sesto con Olivera che in area si gira concludendo però debolmente al lato. La formazione di casa cerca di fare pressione nella metà campo ospite facendo però i conti con una difesa ben piazzata davanti a Demalia. Al sedicesimo poi in uno scontro di gioco si infortuna il difensore biancorosso Iodice sostituito da Iarocci. Al diciannovesimo si rivede intanto la squadra ospite con un tiro alto di Losicco. Al ventunesimo però la Vastese arriva ad un passo dal vantaggio con Stivaletta che crossa centro area per Cristaldi che riesce di testa solo a sfiorare la sfera che termina al lato. La gara resta però abbastanza bloccata con i due portieri di fatto inoperosi fino al 32esimo quando l'estremo matelicese Demalia su tiro dalla distanza di Fiore a compiere il primo intervento degno di nota. La prima parata facile per Camerlengo arriva invece solo al 44esimo su conclusione tutt'altro che irresistibile di Gioi dai 18 metri. Nella ripresa al secondo subito Vastese pericolosa con un colpo di testa di Leonetti che manca di poco il bersaglio grosso e una fiammata isolata visto che poi non accade più nulla. Il tecnico ospite vede la sua squadra piuttosto spuntata e decide così di gettare nella mischia al 16esimo Magrassi per Gioè. Passa qualche attimo e i marchigiani trovano il vantaggio con Losicco che di piatto mette la sfera alle spalle di Camerlengo su perfetto cross di Oliveira. Colavitto così decide di ricorrere a Bittaia che entra al posto di Stivaletta. La squadra di casa cerca di spostare in avanti il baricentro del gioco ma si vede al 25esimo solo su punizione alta di Fiore. Al 36esimo ancora Vastese pericolosa con Leonetti che alza però sopra la traversa un pallone piuttosto invitante. Il forcing finale della formazione di casa vede al 40esimo la respinta con i pugni di Demalia su De Chiara. Ci prova poi anche Alberico al 90esimo ma non è giornata per i biancorossi visto che poi al 45esimo Magrassi nella più classica delle azioni di contropiede fa 2-0 chiudendo con qualche minuto di anticipo la contesa e domenica prossima i biancorossi di Colavitto saranno di scena ancora davanti al pubblico amico per ricevere la visita della Jesina, una gara questa assolutamente da vincere. Colavitto, non si è vista oggi probabilmente la miglior Vastese, anche evidentemente perché di fronte c'era una squadra forte come il Matelica, però per quanto fatto nella ripresa probabilmente il pareggio sarebbe stato anche il risultato più giusto. No, siamo stati secondo me puniti oltre misura, chi è venuto a vedere la partita sicuramente la squadra ha retto bene l'impatto per tutti i 95 minuti, ci è mancato qualcosa in fase di finalizzazione, però i ragazzi ci hanno messo tanto impegno e su questa strada bisogna andare avanti. Cos'è successo in occasione del gol di Losicco? La difesa si è un po' addormentata? No, quella è stata una ripartenza veloce, questa frenesia di voler andare in porta, dobbiamo un po' calmarci, dobbiamo un po' essere un po' più riflessivi, ecco perché comunque siamo un po' frenetici, ma purtroppo in due ripartenze ci hanno punito. Che c'è stato da dire? C'è stato da dire che ritorni a casa con zero punti. Importante a fine gara l'applauso della curva per la squadra, evidentemente i tifosi hanno apprezzato quello che i suoi ragazzi hanno fatto. Non scherziamo dai, perché cioè, questa è una squadra costruita da zero e stiamo facendo bene, ci manca la cosa più importante che è il risultato. Ora ci mettiamo a lavorare durante la settimana in maniera consapevole e capire dove si sbaglia e cercare di non sbagliare, sapendo che comunque ogni partita è una storia a sé, ogni partita è difficile in questo girone e quindi ci serve la lezione, queste piccole disattenzioni. Domenica prossima ci sarà un'altra gara casalinga qui all'Aragona con la Jesina, potrebbe essere l'occasione giusta per tornare al successo. Guarda, la squadra scende in campo e pure oggi scende in campo per i tre punti, a Pineto è scesa per i tre punti, con l'Avezzano per i tre punti, poi chi è più bravo a metterla dentro vince la partita. Noi, ti ripeto, ci sta mancando qualcosina in fase di finalizzazione, non intendo solo
diciamo così, gli attaccanti, ma anche chi accompagna l'azione da dietro, e quindi anche oggi ci sono state 3-4 situazioni, soprattutto il primo tempo, dove le potevamo sfruttare meglio. Non è stato così, quindi dobbiamo analizzare questi aspetti per cercare di crescere e cercare in tutti i modi di tornare alla vittoria. Noi sia le bestianere noi stessi, se facciamo come domenica scorsa, dove è successa una debacle che io avevo detto non si ripetesse più. Oggi sapevamo di venire qua a trovare una squadra tosta, organizzata. Immaginavo anche non potessimo esprimere il nostro gioco, però al di là ce la siamo battuta bene il primo tempo, colpo su colpo, dove noi abbiamo avuto qualche presupposto e loro qualche presupposto, mai tiri. Il secondo tempo, non lo so, probabilmente, non so, abbiamo tenuto quel ritmo del primo tempo, o loro non sono riusciti o noi abbiamo incrementato. Io credo poi alla fine noi abbiamo giocato bene, siamo riusciti a invadere bene l'area di rigore non giocando benissimo, ripeto, perché bisogna ben chiarire che la Vastese è una squadra che è forte e organizzata, ma siamo riusciti ad alzare un po' il nostro baricentro. Poi passati in vantaggio lo abbiamo ribassato, ma sapevo che Magrassi, nonostante la sua mole che è 1,94 m, ha la possibilità di attaccare bene gli spazi e di affondare sui loro centrali difensivi uno contro uno, e abbiamo chiuso la partita. Che impressione ti ha fatto Luca Lavastese? Ma penso che i disamini dei due allenatori sono stati proprio espliciti e chiari. È normale che il Metelica è una squadra che ormai tutti gli anni col presidente puntano a fare sempre campionati di primo ordine, a prescindere da dove prendi i giocatori, girone A, girone B o girone C, riesce sempre a intavolare una squadra di tutto rispetto. La Vastese invece, col direttore Micio e con mister Colavitto, hanno fatto un progetto di rinnovo, come giustamente te, e ci vuole il tempo, anche se a mio giudizio il mister è stato un po' più di manica larga. Però penso che due gol sono venuti da due disattenzioni che potevano essere evitabilissimi, sapendo che si gioca con una squadra di primo ordine. Assolutamente. Marco, questo Magrassi, ne ha parlato anche Tiozzo, è un bestione che poi non è molto fisico, è più alto che grosso, sì. Ma a dispetto probabilmente dell'altezza è uno che là davanti la porta la vede ed è anche veloce. Sì, noi l'abbiamo visto, insomma. E non è una punta boa, attacca bene gli spazi, si sa muovere nonostante sia alto. Per quanto riguarda la Vastese, peraltro settimana prossima, come avete sentito, avrà un impegno interno contro la Jesina. Che impressione ti ha fatto, Marco, la Vastese che hai visto dalle immagini? Colavitto ha detto ci sta mancando qualcosa a livello di realizzazione, forse quel cinismo che forse era mancato anche a voi, quella cazzimma che hai detto prima? Sì, perché comunque ho visto che le occasioni le ha create, il gioco lo esprime e anche bene, e magari sono periodi, in questo momento non riescono a finalizzare, però. Poi c'è sempre Fiore che è di categoria superiore. Esatto, sì. Esatto. Peraltro, Luca, correggimi se sbaglio, forse il Metelica quest'anno che non dico che ha ridotto gli investimenti, però non ha fatto investimenti di grandissimo nome, e forse è l'anno in cui sta andando meglio. Ma spesso può darsi pure che sia una soluzione migliore, perché a volte ti aspetto. Io mi ricordo gli altri anni quando andavo a vedere le partite del Metelica, che arriva il Metelica con giocatori di veramente, ne aveva 20, sembrava l'Inter, la tua Inter, con tutti quei giocatori importanti e forti. Però quest'anno pare pure che da parte nostra di detto lavoro una novità vedere i giocatori degli altri gironi che difficilmente li vai a valutare. Certo. Poi a Basto, capito, c'è sempre quella pressione e quell'entusiasmo che fa sempre la differenza, e penso che con la Vitto e Miccio so che sono professionisti seri e lavorano sempre bene. Con la Vitto l'ha dimostrato, ogni anno cambia 9, 10, 11esimi e alla lunga la squadra esce. Certo. Il tempo è... gli darà ragione, dice. Io sono sicuro. Dispiace in effetti che poi raggiungano qualche punto in più per strada, ti fa anche morale e ti dà anche soddisfazione. Assolutamente. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, perché al rientro abbiamo San Giustese L'Aquila e Agnonese Francavilla. Tra poco.
Di nuovo insieme, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, andiamo a Monte San Giusto per la sconfitta purtroppo dell'Aquila contro la San Giustese per 1-0, vediamo. Sconfitta beffarda per l'Aquila che cede di misura 1-0 al Villa San Filippo, al cospetto di una San Giustese che è il simbolo del cinismo, sfrutta l'unica vera palla gol creata e incassa i tre punti. Match winner ancora Laringe, già decisivo nel derby di Recanati. Per l'Aquila una giornata no, diverse le occasioni mancate dell'11 di Battistini che non riesce a svoltare in trasferta, dovendo così per il momento riporre prospettive di alta classifica. Tra i rossoblù due le novità rispetto allo schieramento visto con i nero stellati, Pupeschi e Fabrizi al posto di Marra e Padovani, ma è Valenti il più ispirato e sulla sua corsia di riferimento mette in difficoltà il difensore di casa Sant'Agata. Al settimo proprio Valenti serve Boldrini che calcia a colpo sicuro ma scheggia la traversa. Un minuto dopo Valenti ci prova in prima persona direttamente da calcio franco ma Chiodini dice no. L'Aquila domina ma la prima opportunità dei padroni di casa viene trafitta. 23esimo Moccia lavora un pallone e serve Marfella il quale mette in mezzo per la corrente Laringe che insacca da pochi passi. 1-0 San Giustese e l'Aquila che dopo alcuni minuti per metabolizzare la rete reagisce. Poco prima della mezz'ora Valenti ci prova da piazzato ma Chiodini non si fa sorprendere. Il portiere marchigiano è attento anche al 33esimo quando salva sul colpo di tacco di Fabrizi innescato dal cross di Steri. Nel corso dell'intervallo Battistini provvede ad un doppio cambio, Boucher e Padovani al posto di Boge e Fabrizi. Al decimo tocca anche a Rucci che prende il posto di Brenci. Per l'Aquila è sostanzialmente un monologo contro una San Giustese che si difende ma è assistita dalla buona sorte quando al quarto d'ora Sieno serve Padovani il quale centra in pieno il palo. I cambi si susseguono e l'Aquila torna a farsi pericolosa intorno alla mezz'ora due volte con Sieno, il primo tentativo è neutralizzato da Chiodini, sul secondo non ha migliore fortuna. Le ultime speranze dell'Aquila in pieno recupero si infrangono sulla coriacea difesa della San Giustese che vanifica la combinazione Boldrini-Rucci sugli sviluppi di un piazzato. Tre punti per la San Giustese che resta al secondo posto in scia della capolista Vispesaro. Per l'Aquila un pomeriggio amaro e la prossima settimana si riaprirà con le note vicende societarie e un closing che allo stato resta un'incognita. Ma lamentarsi così continuamente mi dà quasi fastidio, abbiamo sbagliato in occasione del gol, ecco, voglio rimarcare l'errore che abbiamo fatto in occasione del gol e la poca cattiveria abbiamo messo nelle conclusioni, però insomma anche con poca cattiveria quando noi fai una decina credo che qualcosa si dovrebbe fare. Farroni credo non abbia sporcato i guanti manco oggi, quindi la partita è stata eccellente dal punto di vista dell'intensità, del dinamismo, dell'organizzazione tattica. Abbiamo concesso pochissimo alla squadra che invece ha fatto dell'ottimo calcio prima di oggi e davvero oggi non abbiamo concesso neanche 5 minuti di calcio e, però andiamo a casa con 0 punti, quindi complimenti a chi ha vinto. Mi spiace vedere scene dei palloni che spariscono, raccattapalle ci sono poi spariscono, cose del genere, mi dispiacciono davvero ma grazie a Dio da noi ci sta lo stadio piccolo che non scappano quelle cose, però il calcio di quarta serie è questo, la colpa è la nostra di concedere un gol a un avversario che poi dopo giustamente l'ha difeso in ogni maniera e alla fine ha portato a casa 3 punti. Però spero insomma che questa sconfitta ci dia della rabbia positiva, non ci faccia cadere, non parlo di depressione, però ci faccia perdere fiducia a noi stessi, perché la via è questa, se la palla la tieni per 89 minuti difficilmente puoi perdere una partita. Oggi è successo, speriamo che miglioreremo in certe piccole cose e ci consentiranno di raggiungere più risultati, soprattutto fuori casa. È una vittoria che vale doppio contro una corazzata, perché oltre agli 11 che hanno giocato all'inizio, quando hanno fatto i cambi, a me sono sembrati devastanti. Abbiamo ottenuto un risultato troppo importante contro una squadra che secondo me è di una forza incredibile. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, soffrendo all'inizio, ma poi dopo abbiamo avuto il coraggio di giocare, di cercare di pulire tantissimo il gioco, cercando di fraseggiare, cercando di non dargli la possibilità di giocare fisicamente, perché eravamo nettamente inferiori. Il primo tempo l'abbiamo fatto scivolare via bene, poi il secondo è stato di totale sofferenza, meritavano chiaramente il pareggio, questo è sottinteso, però ci prendiamo i 3 punti che è la cosa più importante oggi contro una squadra che ci è superiore. Altri 3 punti che mettiamo nel taschino che ci servono per arrivare il prima possibile alla quota salvezza, perché quando poi si incontrano queste squadre qui ti rendi sempre più conto che forse è meglio preoccuparci il prima possibile da mucchiare punti per salvarci. Oh, molto sportivo l'allenatore della San Giustese, vero Luca? Ha detto molto, veramente... non ci sono dubbi, meritavano il pareggio.
stato molto onesto e trasparente nella disamina della partita. E come giustamente Battistini, hanno fatto la partita e non sono riusciti a pareggiarla. Un errore, un'ingenuità, hanno tenuto palla, come si vede nei filmati, pare che la San Giustese abbia fatto a malapena due tiri. Sì. L'Aquila ha creato più occasioni. Purtroppo questa è la dura legge del gol. Chi segna e riesce a gestirla, significa una squadra che crescerà e alla lunga potrà rientrare nel lotto delle pretendenti al campionato. Peraltro, diceva bene il nostro Andrea Costantini, intanto questo è un colpo di tacco di Fabrizio, bellissimo, bellissimo, che avrebbe meritato probabilmente il gol, perché non è un colpo, è proprio lo arpiona con il tacco il pallone, è davvero un gesto atletico fantastico. Poi c'è il palo di Padovani, insomma, come vedete, tantissime occasioni. Però da domani, Luca, si ricomincerà a parlare di questo closing, che oramai praticamente appena si comincia a parlare di closing sembra metterci questa parola e automaticamente slitta tutto. Purtroppo l'Aquila, sono anni che vive di questa situazione, io sono stato fino a 2 anni fa lì, quindi so che la proprietà vorrebbe uscire in pratica. Non si è trovare l'accordo e tutto, però è un dispiacere, perché potenzialmente si risente pure in mezzo al campo. Quantunque uno voglia essere cinico, ispitato, la famosa cazzina, mettere tutto, però sono problemi, perché tu giochi 90 minuti, ma nello stesso tempo ti porti durante la settimana gli articoli di giornali, interviste e cose varie che ripetono sempre questo ipotetico passaggio. E saldare i debiti, pagare quello, fare quell'altro, che giustamente un po' se ne risente in mezzo al campo, presumo. Marco, ha ragione Luca, intanto tra pochissimo vi facciamo vedere il servizio che è pronto di San Nicolò Pineto. È giusto quello che dice Luca, poi un giocatore in fondo quando scende in campo qualche pensiero lo fa, perché è inevitabile che lo faccia. Sì, sicuramente, perché magari non sapere se prendi soldi o piuttosto, che sono cose importanti, perché c'è gente comunque che ha delle famiglie, quando vai a giocare la domenica, concentrato che vuoi essere, comunque un po' la testa ti va a queste situazioni che col campo non c'entrano niente. Noi ci auguriamo ovviamente che tutto si risolva nel migliore dei modi per l'Aquila, per i tifosi dell'Aquila, per una piazza insomma che ha sofferto negli anni passati e merita di continuare ad essere protagonista in questo girone. Sei curioso, Marco, di vedere la partita di questo pomeriggio? Sì. Sì. Allora ce l'andiamo a vedere, il servizio di San Nicolò Pineto, firmato per noi da Roberta Di Sante, la partita più scoppiettante della giornata. Vediamo. Festival del gol, ben 7 a Morro d'Oro con il San Nicolò che nel finale riesce a spuntarla sul Pineto nel derby della quarta giornata. La formazione di Amaolo in vantaggio di 2 reti si fa prima riacciuffare e poi superare con un rigore che fa discutere. Ma andiamo con ordine. Secondo derby stagionale per entrambe le compagini, solito 4-2-3-1 per Luca Campanile, che lascia in panchina Capitan Petronio e si affida al tridente con Chiacchiarelli, Di Benedetto e Maisto alle spalle della prima punta Tedesco. Daniele Amaolo conferma il 4-3-3 recuperando Della Quercia in difesa e spostando Pezzotti in avanti nel tridente con Gragnoli e l'ex Bisegna. L'altro ex dell'incontro, Napolano, parte invece dalla panchina. Pineto che parte subito forte, al 9° sfiora il vantaggio con De Santis che si immola sulla linea a ricacciare la velenosa punizione di Bisegna. È il preludio al gol pinetese che arriva al 18° e porta la firma di Pezzotti. Intuizione di Zane che vede l'ex capitano della Samb sulla sinistra e lo serve. Pezzotti brucia sullo scatto Ndiaye e insacca all'angolino opposto per lo 0-1. Il Pineto spinge e al 20° Bisegna sfiora il raddoppio su punizione. Sugli sviluppi del corner poi Esposito calcia al lato. L'avvio del Pineto è bruciante e al 24° i biancazzurri adriatici mettono a segno il 2-0 con Gragnoli, che raccoglie l'invito di Mariani e di testa spedisce la sfera in fondo al sacco. Dopo il raddoppio, 3 minuti di blackout per il Pineto, che dal 2-0 si fa rimontare vanificando tutto quanto di buono fatto fino a questo momento. Prima, al 29°, Maisto se ne va sulla destra e supera con un pallonetto Giachetta accorciando le distanze. Poi, al 31°, Di Benedetto, in contropiede, sorprende la difesa pinetese e completa la rimonta. La gara è accesa e godibile.
incredibile, con le due squadre che si danno battaglia a favore dello spettacolo. Nel finale di primo tempo si passa dal possibile 3-2 per il San Nicolò, con Maisto che al 40esimo raccoglie il corner di Chiacchiarelli ma schiaccia troppo con la sfera che si impenna, al 2-3 in favore del Pineto che si concretizza al 42esimo, quando sugli sviluppi del calcio piazzato battuto da Bisegna, Pezzotti, il migliore in campo, raccoglie il filtrante di Gragnoli firmando la doppietta personale. In avvio di ripresa, Campanile sostituisce Belcev con Fabriani e Chiacchiarelli con Massetti. La mossa si rivela vincente. Infatti, proprio il neo entrato al nono firma il 3-3 con una semirovesciata da applausi. Eurogol per il classe 96 che trascina il San Nicolò, che rientra in campo con un altro piglio e, complice il calo del Pineto, ora insiste e al 17esimo sfiora il poker. Ancora Massetti in contropiede, costringe Giachetta al miracolo coi piedi. Soffre ora il Pineto, che non è più quello del primo tempo, e il San Nicolò prende campo. Al 24esimo Napolano è provvidenziale sulla linea a ribattere il colpo di testa di Moretti, poi Cala spedisce alto. È un vero e proprio derby, senza esclusione di colpi, ma per deciderlo nel finale serve un episodio. Siamo al 43esimo, quando sugli sviluppi del calcio piazzato di Petronio, il direttore di gara Panettella sanziona con la massima punizione un presunto fallo di Pepe su De Santis tra le proteste pinetesi. Dagli 11 metri, Maisto spiazza Giachetta e regala la gioia dei tre punti al San Nicolò, che può festeggiare la seconda vittoria consecutiva. Tanta amarezza invece in casa Pineto, che incassa la terza sconfitta in 4 partite. Mister Campanile, una vittoria ottenuta con le unghie e con i denti qui a Morrodoro contro il Pineto, un derby giocato in maniera equilibrata da ambedue le squadre, con il San Nicolò che è uscito soprattutto nel secondo tempo, ha avuto il merito di crederci fino alla fine. Sicuramente diciamo che abbiamo approcciato male la gara, perché volevamo partire sicuramente in maniera diversa. Siamo andati sotto di 2 gol e credo, non so quante squadre riescono a recuperare in un tempo 2 gol. Ci siamo riusciti, ci siamo andati sotto, quindi abbiamo fatto altri 2 gol, quindi penso che è stata una vittoria voluta, cercata, soprattutto una vittoria di cuore rispetto invece a domenica scorsa, dove abbiamo espresso pure un calcio migliore. Però sono soddisfatto veramente di tutti i ragazzi che mi stanno dando il massimo, riescono a raschiare ogni energia possibile, e quindi il merito va solo ed esclusivamente a loro. Mister Amaulo, quanto rammarico c'è per questa partita in cui avete giocato un ottimo primo tempo, spingendo tantissimo con Pezzotti e Bisegna, insomma, e poi avete un po' vanificato nella ripresa? Sì, un'analisi esatta. Secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove meritavamo di stare in vantaggio con un margine più ampio, perché magari abbiamo avuto almeno 5-6 opportunità importanti e abbiamo rimesso in gioco tutto in 2 minuti per 2 errori, diciamo, fatti da parte della mia squadra. E rientrato in spogliatoio un 3-2, ci si poteva aspettare, ecco, un ritorno del San Nicolò. Così è stato, e sicuramente il secondo tempo non abbiamo fatto bene, siamo un po' indietreggiati un po' troppo, così abbiamo difeso troppo bassi, e poi c'è venuto fuori quell'Eurogol di Massetti. Abbiamo provato un po' a fare qualche ripartenza, ma non ci siamo riusciti. Forse in quel momento il risultato di pareggio era il risultato più giusto. Noi abbiamo fatto benissimo il primo tempo, il San Nicolò bene il secondo. L'occasione del rigore, secondo me, è un po' inciso sul risultato. Un rigore un po' troppo, ecco, alla leggera, perché c'è stato non appena neanche un minimo di contatto in area, quando in precedenza ne abbiamo subiti 2 in area avversaria e non è stata presa nessuna decisione. Quindi, ripeto, valuto l'arco dei 90 minuti, il risultato di pareggio è il risultato più giusto. Oh, queste le immagini e le voci. Adesso in 7 gol, però permettetemi, prima di cominciare l'analisi, di togliermi il cappello che non ho di fronte al gol di Massetti, che è un gol meraviglioso, vero Marco? Tra un po' lo rivediamo, perché un conto è pensarlo, un conto è colpire il pallone, un conto è pensarlo, colpire il pallone e segnare, perché è un gol bellissimo. Tra un po' lo rivediamo, perché veramente merita
una standing ovation, probabilmente uno dei gol che... Dimmi. Però secondo me anche il gol di Marco è stato bello. Sì. Perché no? Perché vedendo il campo, che secondo me non era al top vellutato e preciso, mantenere la palla bassa e tenerla dritta per dritta non è facile, a mio giudizio. Eccolo qua. A prescindere di questo, bellissimo, però, fantastico, fantastico, complimenti, complimenti a Massetti. Prima di iniziare l'analisi, rivediamo l'episodio che prima ci hanno scritto, il calcio di rigore che poi consegna la vittoria al San Nicolò, e che, su cui anche Amaolo ha protestato. Ok, questo è il contatto in area di rigore. Secondo me tra Pepe, aiutami Marco, De Santis e De Santis, che ne pensate? Ho passato col gomito, può sembrare. Che ne pensate? A me lui ha detto che gli ha dato una gomitata, poi okay. Non riesco a vedere se sia effettivamente così, ma a prenderlo l'ha preso, quello credo sia fuori dubbio. Luca, tu che come lo penso giudichi? Col braccio destro ha cercato di affossare l'avversario, l'ha preso tra il collo e la spalla, a mio giudizio. Penso, perché il filmato non è tanto, però l'arbitro giustamente era pure abbastanza coperto per vederlo bene. Marco, dopo aver rivisto gli highlights della partita, che giudizio dai? Come, rivedendola, com'è la partita, com'è stata? Forse più errori, un 4-3... derivato più da qualche errore di troppo dietro? Sì, perché comunque secondo me potevamo evitare di prendere qualche gol, quello sì. Poi siamo stati bravi a farne 4, che non si possono fare tutte le domeniche, quindi ci prendiamo i 3 punti, siamo felici. E quelli di Pineto dicono siamo stati somari noi a far fare 4. Sì, certo. Ognuno potevamo evitare quell'altro, però... Certamente, però siamo divertiti. Sono state anche belle giocate, ma pararsi che il primo gol del Pineto, il difensore poteva uscire prima, non puoi far girare in aria la punta e farti segnare. È colpo di testa di Cragnoli, a mio giudizio, non me ne voglia il portiere di San Nicolò, poteva impegnarsi un po' di più per pararla, che non era un tiro irresistibile. Sono stati bei gol comunque. Vi chiedo scusa perché facciamo un salto ancora una volta al telefono, c'è Roberta Di Sante. Ciao Roberta, ben risentita. Ciao Jacopo, buonasera a tutti gli ospiti e buonasera ai nostri telespettatori. Perché questo collegamento, Roberta? Perché la sconfitta di oggi del Pineto non poteva non suscitare qualche reazione in casa Pineto, nella dirigenza Pineto, rispetto alla posizione di Amaolo, che ti chiedo, è solida, non è solida? Se è solida, quanto lo è? Come stanno le cose? Allora, in questo momento, Jacopo, la dirigenza, dopo la prestazione di oggi e la terza sconfitta in 4 partite, è in questo momento in riunione allo stadio, per quanto mi è dato a sapere. Dunque, ovviamente, come dicevi benissimo tu, ci sono delle cose che non vanno. Lo stesso Amaolo ha ammesso nell'intervista post partita che c'è ancora qualcosa che non funziona, soprattutto nell'atteggiamento del secondo tempo di oggi, in cui il Pineto indubbiamente non è stato quello dei primi 45 minuti. Pare insomma che la società stia valutando l'opportunità eventualmente di un cambiamento. Sono voci, non c'è ancora insomma nulla di effettivo, se non il fatto che in questo momento la società, i dirigenti della società biancazzurra sono in riunione allo stadio Mariani Pavone. Dunque bisognerà attendere gli sviluppi di questa riunione, che sicuramente si faranno nelle prossime ore, e vedere quale sarà effettivamente la decisione che la società prenderà. Circolano già dei nomi, come spesso accade, si vocifera di Meco Monaco, di Montani, che sono quelli più che aleggiano nell'aria insomma in queste ore concitate, però ecco, per il momento non c'è ancora nulla di ufficiale, bisognerà attendere la fine di questa riunione, in cui ovviamente i vertici biancazzurri hanno voluto un attimino vedere che cosa c'è che non va, e mi sembra anche giusto dopo insomma 4 partite e appena 3 punti.
Roberta, quindi mi pare di capire, perdonami, mi pare di capire che a logica però vado, questa sera sì. C'è una riunione, poi probabilmente però non ci sarà nessuna decisione questa sera. O no, ho capito male. Potrebbero anche uscire con una decisione, cioè ecco, adesso io non so in questo momento che cosa si stanno dicendo, insomma, tra sì, di loro. Certo. Però potrebbero anche uscire con una decisione. Ricordiamoci che lo scorso anno Ammassalorso venne esonerato dopo quattro partite. Questa è la quarta partita. Insomma, io non numero 4, insomma, però... è pericoloso. Ecco, no, insomma, anche perché sappiamo che il presidente è una persona molto decisa, potrebbe anche decidere di dare uno scossone all'ambiente, visto che questa è una squadra che è stata allestita per insomma, stare ai vertici, insomma, nelle zone alte della classifica. Roberta, scusami, ti interrompo perché ci hanno appena scritto: non si può tirare fuori gente come Gragnoli e Pezzotti, perché probabilmente, forse al di là della sconfitta in senso stretto, quello che probabilmente non sono stati digeriti forse alcuni cambi in corsa nella gara di oggi. Guarda, io non adesso stavo al telefono in attesa, non ho visto la parte finale del servizio nell'intervista, ma se voi l'avete montata in maniera integrale, io ho chiesto a Maolo nella parte finale dell'intervista come mai avesse sostituito Pezzotti, se Pezzotti non ce la faceva, avesse chiesto in qualche modo di essere sostituito, perché non al top della condizione, perché Pezzotti ha giocato una partita da 7,5-8 sostanzialmente questa nel primo tempo di oggi, al di là dei due gol, ma ha fatto tantissimi inserimenti sulla fascia sinistra, costringendo anche i giocatori avversari a beccare più di un'ammonizione, perché insomma stava creando molto scompiglio su quella zona del campo. Quindi insomma, togliere un giocatore come Pezzotti anche a me è parso insomma. Cioè, se proprio non ce la faceva, se avesse avuto un qualche infortunio o qualcosa, altrimenti io su Pezzotti l'avrei tenuto. Amaro mi ha risposto dicendo che aveva bisogno di forze fresche, che comunque lui a quello che poteva dare lo aveva dato, e quindi motivandomi così quella che è stata la sua scelta. Per quanto riguarda Gragnoli, anche lì poi bisognava un attimino bilanciare con gli under, quindi insomma ha inserito Di Rocco per poi smistare, per fare poi gli altri cambi. Ecco. Va bene, Roberta, io ti saluto. E a meno che non ci siano sconvolgimenti, ti saluto definitivamente per questa sera, perché ci hai raccontato la partita, adesso ci hai raccontato molto bene anche il post. Però ovviamente tu sai bene che noi fino alle 9, anche qualche minuto dopo, siamo in diretta, quindi se ci dovessero essere delle novità non esitare a farci sapere. Grazie Roberta. Va benissimo, grazie a te, un saluto agli ospiti, ciao a tutti. Grazie a Roberta Di Sante. Dunque, situazione un po' calda a Pineto, lo avete sentito, riunione in corso della dirigenza, però adesso spostiamoci sul fronte di chi ha vinto, cioè del San Nicolò, perché avere, caro Luca, un giocatore come Marco Di Benedetto, che per esempio in due settimane va in gol praticamente con una costanza da attaccante, qualche problema lo risolve. Adesso oggi sono arrivati 4 gol, ma ci stanno anche le partite dove non arrivano 4 gol. È importante non prenderle. Esatto. E quello dopo il concetto, va bene, penso che il lavoro fatto dal direttore, che reputo molto preparato, Stefano e Luca Campanile, in un rinnovamento di giovani, rifare una squadra quasi ex novo, sono rimasti in 4-5 mesi l'anno scorso, quindi non è facile. E soprattutto presumo dall'esterno anche con un budget un po' più ridotto, quindi non credo che sia facile, soprattutto quest'anno in questo girone ci sono compagini molto attrezzate, sì. Anche la stessa Recanatese è fortissima, io l'ho vista, è una bella squadra, lo stesso Agnonese, ha ripreso Rullo, Cassese, Margherita, sono tutte squadre che fino all'ultima giornata
possono togliere punti a tutte le squadre. La stessa Jesina, chi si aspettava che vincesse San Matera, che oggi battevi San Marino, sì, che secondo poi me peraltro sono... sempre nel finale vince la Jesina, e del San Marino secondo me la reputo anche con Pestrin e cosa, una delle squadre più forti, sì, del girone, tolti il Pesaro che è un che fa probabilmente discorso a parte. Però il San Nicolò con questa rosa, poi ripeto, è normale che sono giocatori, ripeto, non perché è qui presente, e quello che ha fatto prima è che già da queste immagini si vede che il campo non è in perfette condizioni, e tenere la palla dritto per dritto non è facile, certo, soprattutto che stavi già perdendo 2-0, quindi sì, anche a livello mentale non è facile, sul 3-0 puoi tirare pure da centrocampo per finire fare l'Eurogol. Però sullo 0-2 è stato anche importante la propria determinazione di tutto il gruppo che si è messo a disposizione per rimediare il risultato, anche una grande prova di carattere della squadra secondo me. Tra un po' andiamo in pubblicità, però Marco, ti volevo chiedere, tu che c'eri anche l'anno scorso, quindi di fatto hai vissuto questo cambiamento che diceva Luca, probabilmente hai vissuto anche le due gestioni, stai vivendo la gestione, come mai Paolo Renzetti è andato a Pordenone essendo l'inviato di punta e mandarlo a Vasto mi è sembrato una diminuzione? No, non è una diminuzione, peraltro povero Paolo Renzetti è tornato stanotte da Cremona, oggi abbiamo deciso di mandarlo a Vasto, un po' più vicino, ve lo immaginate, tornava da Cremona, lo rimandavamo a Pordenone. Hai vissuto la gestione Epifani e adesso la gestione Campanile, con due progetti molto differenti, che ci dai un giudizio di uno e dell'inizio dell'altro, poi sostanzialmente, perché con Campanile siamo veramente all'inizio. Ma, l'anno scorso comunque probabilmente eravamo attrezzati per fare quello che abbiamo fatto, ma poi i risultati li devi fare in campo, quindi sono sempre di questo avviso. E quest'anno anche con l'arrivo del mister ha portato subito idee nuove, concetti nuovi, e noi ci siamo messi tutti dal primo all'ultimo a disposizione sua per cercare di fare quello che lui vuole proporre. Qual è un concetto chiave? Non ti chiedo di dirci i moduli di sistemi di gioco, ci mancherebbe, però più o meno che cosa concettualmente di diverso ha portato Campanile? Forse più verticalizzazione, cercare di andare, di attaccare più la profondità, di andare prima possibile in porta, ecco. L'anno scorso magari giocavamo un po' più sul palleggio, un po' più in orizzontale, quest'anno andiamo un po' più in verticale. Verticale. Grande gol di Massetti in merito dei tornei di beach soccer, tu ne sai qualcosa Marco? Perché Massetti è forte anche beach soccer. Ah, dicevano che faceva i tornei d'estate. Ah, quindi ecco perché, ah, ecco perché quella forbice. Abbasso sulla sabbia viene meglio. Viene meglio. Abbasso ci vuole una punta, subito un portiere grazie alla società. Ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, poi promesso che abbiamo già da un po' Agnonese Francavilla, ve lo facciamo vedere. Pubblicità. Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone, andiamo al Civitelle di Agnone per vedere la vittoria del Francavilla 1-0, vediamo. Finisce 0-1 al Civitelle tra l'Olimpia Agnonese e il Francavilla. Dopo un avvio piuttosto soporifero in cui si è fatto fatica a far decollare il match, abbiamo assistito a un buon finale di primo tempo. Intanto solo al 19esimo abbiamo registrato una delle poche azioni degne di nota fino ad allora, con una buona occasione sciupata dai padroni di casa. Ci prova Margherita, spacca e respinge sulla ribattuta, Niang manda alto. Al 31esimo è Zerbo che cerca il vantaggio dalla sinistra, ma Faiella si fa trovare pronto. Passano 4 minuti e i giallorossi conquistano il vantaggio con un tiro di Palumbo dai 25 metri che finisce sotto l'incrocio dei pali. Sul finale, al 41esimo, ecco l'occasione del pareggio granata. Su angolo di Margherita, ma Cassese di testa manda fuori. Sul vantaggio giallorosso si va negli spogliatoi. Con le immagini di Danilo Scarinci, eccoci nella ripresa. Padroni di casa sembrano crederci un po' di più, mentre gli avversari amministrano il vantaggio senza grossi scossoni. Al sesto è Niang che ci prova dalla sinistra, ma spacca, si fa trovare pronto. Al 15esimo, altra occasionissima per i Granata che arriva su calcio piazzato, ma il tiro potente di Margherita viene deviato in angolo. Al 20esimo si fanno rivedere gli abruzzesi con l'uomo del giorno, Palumbo. La palla sfiora appena l'incrocio dei pali. Al 22esimo è sempre Palumbo che ci prova dalla distanza, ma Faiella si tuffa e salva tutto. Sul finale, al 42esimo, ecco un episodio da moviola. L'Agnone protesta per un fallo di mano di Romeo proprio sulla linea dell'area,
ma per il direttore di gara La Bianca della sezione di Foggia è tutto regolare, ed è regolare anche il contatto su Santoro. Poi più nulla fino alla fine del match, con il Francavilla che se ne torna a casa con 3 punti importantissimi e l'Agnone che deve rivedere qualcosa, soprattutto dal punto di vista emotivo, e diventare molto più cinico se vuole ottenere risultati. Signore, oggi è la domenica dei gol, bellissimo, un gol ha fatto Palumbo, eccezionale, tra un po'. La categoria superiore. Lo rivediamo, tu lo conosci bene Palumbo, Luca è un giocatore molto molto bravo, forse dicevamo mentre vedevamo il servizio, poco reclamizzato rispetto a quanto è forte. Sì, io difatti mi chiamarono di questo giocatore, disse che era bravissimo, forte, ha fatto categorie superiori. Era un Francavilla, è andato dopo che cominciò, dopo Ferragosta, alla fine mese. Sì, sì. Un giocatore, a mio giudizio, veramente tra i più bravi, non i famosi nomi gettonati che prendevi in materica. Questo è un giocatore che anche di rendimento super costante. E non è facile, un giocatore che ti fa tutte le partite più che sufficienti. Che ne pensi del progetto Francavilla? Ma io personalmente non conosco la proprietà. Però mi hanno parlato bene del presidente Candeloro, quindi penso che un progetto lungo si possa... Intanto rivediamo, questo è bellissimo, bellissimo, eccezionale. Si possa effettuare a Francavilla, anche perché bene o male come strutture stanno messi discretamente. Poi erano anni che mancava questa categoria, quindi penso che anche l'entusiasmo cittadino e tutte le componenti imprenditoriali possano dare una mano affinché Francavilla possa tornare... anche probabilmente in Lega Pro, perché se hai una proprietà che ti dà la garanzia economica, puoi fare i progetti, tutto può nascere nel calcio. So. Un Francavilla differente rispetto a quello di una settimana fa, Marco, rispetto a quello che avete affrontato voi, con cui avete vinto, con un tuo gol peraltro, sottotono, questa squadra che magari va meglio più fuori che dentro. Può darsi. Magari erano anche appagati dal successo per 7-0, non lo so. Però comunque è una squadra forte che alla lunga dirà la sua. Maurizio, riusciamo a vedere praticamente nella parte finale del file, c'è del servizio, c'è quel doppio episodio da Moviola su cui protesta l'Agnonese, fallo di mano di Romeo, protesta l'Agnonese, e poi un successivo contatto. Allora, ci fermiamo un secondo, Maurizio, perdonami, torniamo un attimo indietro. C'è questo tiro di Santoro e protesta l'Agnonese per un tocco con il braccio di Romeo. Secondo voi c'è? Devo essere sincero, secondo me era pure fuori area. Era fuori area? Vediamo un po'. A prescindere dal... Sì, perché il braccio sì, è nettamente fuori area. Hai ragione, non avevo visto, perché se i piedi sono sulla linea il braccio è sicuramente fuori. Perché lui ha allungato il braccio e la spalla, quindi come per intervenire. Quindi sì. Tutto al più, non è neanche l'espulsione perché ci sono anche gli altri giocatori in linea. Tutto però più, l'azione prosegue. Poteva essere punizione con ammonizione. Però l'azione prosegue... e allora rimpalla sull'arbitro, Santoro riprende il pallone e c'è questo contatto che potenzialmente qui ci poteva stare. Più dubbio rispetto al pallone, anche se il giocatore era in fuori gioco, ma ha toccato l'arbitro, viene rimesso in gioco in automatico. Anche questo, Marco, che dici? Secondo me è fuori. Anche questo è fuori. Ed è fallo, vediamo un po'. Fallo sicuro. Eh sì, anche questo però è fuori. Che lo tocca sulla linea, che... Beh, certamente bisogna fare i complimenti ai difensori del Francavilla, che proprio a questione di centimetri sono riusciti a fare. Quasi che si allenano i mister Iervesi sulla linea. Sulla linea, lì, fino a lì potete fare quello che volete, poi assolutamente no. Eccolo qua, lo rivediamo. Sì, sembra proprio. Puoi catinare perché giustamente accentua in base al fallo di prima. Dice l'arbitro, se hanno boccato prima, bocca dopo 20 secondi. Ci ha provato, tra virgolette. Io non so se tra un po' è pronto il servizio di Vispesaro Avezzano, perché siamo curiosi anche di vedere l'ultima partita che ci manca da vedere. Però per attendere ancora qualche istante prima di Vispesaro Avezzano, immaginerete il ritorno da Pesaro con questo temporale. Siamo proprio al limite. Intanto ci vediamo il servizio di ieri di Nero Stellati Campobasso. Nero Stellati, se vogliamo, anche un po' sfortunati perché erano in vantaggio, potevano tornarci in vantaggio. Infine arriva un'altra sconfitta, la quarta sconfitta per la formazione di Di Marzio, stavolta contro il Campobasso. Vediamo.
A Sulmona prepartita spettacolare, a riempire gli occhi la catena montuosa della Maiella che avvolge la città e la zona circostante. Non solo, il tenore Maurizio Pace canta l'inno di Mameli qualche minuto prima dell'incontro, deliziando i circa 600 presenti. Il cantante in questione è originario proprio di Prato La Peligna. Al seguito del lupo anche 130 tifosi rossoblù, qualcuno anche nella gradinata locale. In tribuna il presidente De Lucia e l'ex tecnico del Vasto Girardi Alberto Bernardi, oltre pure a Pasquale Luiso. Il Toro di Sora finisce 2-1 per il Campobasso in zona Cesarini contro un volitivo Nero Stellati. Fase iniziale di studio con un corner battuto a testa ma nessuna palla gol. A provarci è prima il Campobasso al 13° con un tiro cross dalla sinistra impreciso calciato da Leone. La palla gol più consistente per i locali un solo minuto dopo, crossa bene Di Rosa, impatto con la sfera di Palombizio che non colpisce troppo bene, graziando i rossoblù. Al 18° D'Agostino vorrebbe l'esatto bis di domenica scorsa, ci sarebbe però da correggere la mira, non di molto, mani nei capelli per il 10 rossoblù. Il Pratola sembra prendere coraggio al 22° sinistro senza tante pretese di Pacella, accompagnato dagli applausi del pubblico di casa. Decisamente più in partita i bianchi al 24° vicinissimi al gol con questo tiro da lontano di Isotti. Qualcuno dalla tribuna aveva già iniziato a gioire ma la palla si spegne sul fondo. Il Campobasso è avulso dal contesto della partita, fanno un'ottima figura i locali che provano al 36° ad affondare con Giallonardo che gode di tanta libertà prima di essere chiuso da Del Duca in calcio d'angolo. Sprazzi rossoblù quasi al 41°, cross di Ribeiro, girata di D'Agostino ribattuta, tiro finale a lato da parte di Vecchione. Nel finale i ragazzi del Nero Stellati colgono i frutti del buon primo tempo, verticale di Valente per Giallonardo, anche qui liberissimo, tiro o cross è da decifrare, sta di fatto che la palla finisce alle spalle di Landi. Un Campobasso imbambolato si becca il gol prima dell'intervallo, chissà che non possa essere lo schiaffo giusto per scuotere una squadra priva di nerbo ed iniziative. Al secondo della ripresa Foglia Manzillo inserisce Bolzan al posto di Del Duca che sente tirare l'adduttore. Adesso succede tantissimo, al quinto cross pennellato da D'Agostino, Pacella si traveste da attaccante rossoblù e segna involontariamente nella propria porta in un incredibile autogol che stabilisce la parità. Deve passare soltanto un minuto per una guardia morbida di Elefante su Conè che crossa, la palla sfiorata al centro, poi forse controllata con un braccio da Capozzi. Per l'arbitro è calcio di rigore per il Nero Stellati. Dal dischetto si prepara Isotti, straordinaria la risposta di Landi che neutralizza il tiro dagli 11 metri. Al nono D'Agostino prende di mira il primo palo, Parente deve allungarsi per parare. È tutto un altro Campobasso, al 13° corner di D'Agostino respingono i locali, scocca il tiro l'Agnena con un colpo di reni e Parente a deviare in angolo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo l'azione porta ad un cross di Ribeiro su cui è in minimo ritardo la corrente Capozzi. In casa rossoblù passa lo spavento anche se il Nero Stellati continua ad essere in palla. Al 34° angolo di Gerardi vuole la finezza di tacco da Nucci ma non gli va troppo bene. Forcing finale nel segno del Campobasso al 37° cross di D'Agostino, stacca Capozzi che trova un avversario ad allontanare. Ad un minuto dalla fine, cross pennellato di D'Agostino, torre di Gurma per Capozzi che viene cinturato in aria da Palombizio. Stavolta il calcio di rigore è per il Campobasso. Dal dischetto D'Agostino è freddo e porta in vantaggio i rossoblù. Situazione capovolta per gli ospiti. Proprio nel finale D'Agostino segna il terzo gol consecutivo con la maglia rossoblù, ma non si ferma qui perché al 48° serve bene Gurma che viene chiuso sul più bello. I lupi si riservano altre palle gol negli spiccioli finali. Al 49° tiro in aria di Gerardi respinto da Parente, mentre un secondo prima del fischio finale Conè si vede negare il clamoroso 2-2 da un sempre reattivo Landi. Tante le emozioni che si sono susseguite nella ripresa. Alla fine è festa per il Campobasso e i suoi tifosi che si godono le primissime posizioni di classifica. Eh sì, secondo posto a 10 punti per il Campobasso, spiace anche per quell'autorete Luca, per il Nero Stellati Pratola, che è vero che è una matricola, però ieri veramente aveva l'opportunità di... Poteva avere opzione per schizzarla dietro, capito? Avendo la pressione dell'avversario, forse anche il sole gli abbia dato fastidio.
dispiace perché poi anche sbagliando il calcio di rigore sull'1-1 era più che altro moralmente per ripartire, perché certo, 4 partite e 0 punti, capire anche quanto ti alleni durante la settimana. Marco lo sai, non è facile avere questa spada di Damocle sopra la dietro la testa. Assolutamente. Però è un campionato molto difficile. Poi il campo basso è una compagine che alla lunga dirà la sua. Nuova proprietà, un direttore sportivo pavarese di categorie superiori, quindi se ha fatto la scelta di andare in Serie D a una realtà come Campobasso, c'è un progetto molto serio. Assolutamente. Tu prima hai detto, vedendo la classifica, l'hai analizzata dicendo a parte la Vispesaro che fa un campionato a parte. E allora noi ci andiamo a vedere Vispesaro Avezzano. Quindi un campionato a parte, ci andiamo a vedere un campionato. Ci andiamo a vedere un campionato a parte. Vispesaro Avezzano 2-1. L'Avezzano esce sconfitto seppur di misura dal Benelli di Pesaro al cospetto della prima della classe, uno stop che fa proseguire il momento nero dei biancoverdi ancora fermi a quota 2 punti in classifica, con Giampaolo che si presenta con il tridente davanti formato da Pellecchia, Branicchi e Dos Santos, ma lo schieramento con una prima linea pesante non basterà per arginare la squadra di Riolfo che inizia subito dopo 3 minuti con la doppia conclusione di Fico la prima e Olcese poi, entrambe fuori di misura. La risposta avezzanese con Dos Santos al sesto, che spedisce però alto il sinistro, e poi al decimo sempre con il centravanti brasiliano che nonostante carta riesce comunque a concludere verso la porta pesarese anche se in maniera imprecisa. Al 17esimo Viss che costruisce una ghiotta opportunità, spunto di buono punto che serve Ficola, traversone da destra con giri giusti che pesca la staffilata proprio di carta, gol mancato non di molto. Proteste marchigiane al minuto 31, triangolazione tra buono punto e Olcese, attaccante del Teramo cade in area dopo un contatto con un avversario, ma per Sprezzola di Mestre tutto regolare. I biancorossi però salgono di livello e dopo 3 giri di lancette situazione da moviola ancora nell'area marsicana, punizione di carta, la battuta di Caccioli è salvata sulla linea da un difensore biancoverde almeno nella valutazione della terna arbitrale. L'Avezzano però non riesce più a contenere i padroni di casa che passano al minuto 34, destro di controbalzo di buono punto su sponda di un compagno di squadra, la traiettoria diventa imparabile per Lombardi e Bis che passa a condurre. Nel frattempo al Benelli comincia a piovere e la reazione biancoverde è sempre affidata a Dos Santos che al minuto 39 viene anticipato sul più bello dalla chiusura di Caccioli. Nella ripresa il leitmotiv rimane più o meno lo stesso con la Bis che cerca il punto della sicurezza. Al 51esimo angolo calciato da buono punto, Caccioli però non riesce a trovare la via della rete, esattamente come Baldazzi che strozza la conclusione successiva. È sempre la squadra di casa a fare la partita e a rendersi pericolosa al 58esimo grazie a Ficola che anticipa tutti, serve l'inserimento della corrente carta che con la battuta al volo di sinistro non riesce a centrare lo specchio della porta. Tracce di Avezzano al 67esimo quando Pellecchia strozza troppo il pallone al momento di battere a rete e con Marfella che non ha problemi a fermare il tiro dell'esterno biancoverde. Giampaolo toglie Cerone e inserisce Bianciardi, ma dopo nemmeno un minuto la Vis cala il bis. Lo fa grazie al cross di Ficola che trova in area di rigore il terzo tempo di Emiliano Olcese che sale più in alto di tutti e manda di testa nell'angolino basso della porta di Lombardi. Al risultato acquisito girandola di sostituzioni nell'Avezzano Giampaolo richiama Branicchi per Acatullo mentre tra le fila marchigiane e fuori Bartoletti, Baldazzi e Boccioletti per Bellini, Cruz e Calzola. Ma evidentemente la squadra di Riolfo si rilassa troppo e al minuto 88 è proprio Acatullo a riaprire le sorti del match sfruttando un errore di Marfella depositando in rete il pallone del 2-1. Non succederà più nulla però, nei minuti restanti compresi 4 di recupero. L'Avezzano si ferma ancora ed è il secondo stop in 4 gare per i biancoverdi, ancora a secco di vittorie con soli 2 punti e sole 2 reti realizzate. Troppo poco per una squadra costruita, almeno negli uomini, con ben altre ambizioni. Domenica impegno al De Marsi da non fallire contro il nero Stellati Prato, la fanalino di coda. Per la Vissi invece continua il viaggio a punteggio piano in classifica. Una partita combattuta dove abbiamo cercato subito di trovare la via del gol, sono stati bravi l'Avezzano a negarcelo nei primi minuti, poi c'è stato un momento dove abbiamo comunque razionalizzato un po' più le nostre azioni, abbiamo trovato la conclusione comunque organizzata di buono punto che ci ha sbloccato la partita. Loro cercavano di lavorarci molto sulle palle profonde con Dos Santos e Bradichi
e Pellecchia sotto, ce lo aspettavamo, siamo riusciti a trovare le contromisure e poi secondo tempo siamo stati un po' più attendisti a cercare di sviluppare in contropiede, abbiamo trovato il gran gol di Ocese di testa e siamo molto contenti della prestazione fatta. Parlato solo il tecnico della Vispesaro Giancarlo Riolfo, a proposito di domenica di grandi gol, mancava Buono Cunto. Buono Cunto bellissimo anche questo. Veramente, no? Veramente questa settimana abbiamo visto gol stupendi. Marco, che idea ti sei fatto della Vispesaro? Abbiamo detto squadra veramente fortissima, e dell'Avezzano, delle difficoltà che ha questa squadra. Sì, vabbè, che la Vispesaro fosse forte lo sapevamo. Si sono rinforzati anche dallo scorso anno, che già erano una squadra molto forte, e quindi quest'anno sono una bella corazzata. L'Avezzano, sinceramente non so dare un giudizio, perché sono stati quasi sopraffatti del tutto dalla Vispesa. Chiaro che probabilmente questa era la partita peggiore, sì, per provare a risalire. A risalire la china, Luca, è anche difficile ricostruire, perché poi sostanzialmente la squadra, i nomi ci sono, però sai, tanti cambi, è complicato. Sì, allenatori che si sono succeduti, quindi anche un programma iniziale, non a mio giudizio, non chiaro tra le parti, perché è capace a giocatori voluti a suo tempo da Marino. Poi c'è stato il cambio e allenato l'allenatore della Juniores. Poi dopo Aiello. Aiello, tre giorni poi prima della presentazione Federico, quindi non conosco neanche tutti i calciatori della categoria. Le condizioni atletiche, se si adattano a un certo tipo di modulo, quindi un po' di cose che a mio giudizio si potevano evitare, anche perché, detto prima, i nomi ci stanno. Poi trovare l'amalgama giusta non è facile, perché poi non arrivando ai risultati subentra anche nervosismo, qualche situazione pure dentro lo spogliatoio che ti mette un po' in fibrillazione. Poi conosciamo il presidente Focoso, quindi con un complimento come presidente Focoso, quindi non è che è facile, che ti demoralizza anche. Perché certo. Lui e l'Avezzano la regge da solo con grandi sacrifici. Però... Assolutamente, vedremo insomma quale sarà lo sviluppo del campionato dell'Avezzano. È chiaro che, come abbiamo detto prima, forse oggi era la domenica meno adatta per... Baldazzi, Orcese, Cruz, Buono Punto, Cacioli, Radi, come giustamente ha detto Marco, già in un gruppo forte l'anno precedente. Quindi assolutamente. Assolutamente, siamo quasi in chiusura, vediamo il prossimo turno di campionato di Serie C e poi di Serie D. Eccolo qua, questo è di Serie C, il Teramo ospita, come detto, alle 14.30 domenica prossima la Fermana, riposa il Vicenza, poi ci sono Fano Ravenna, Bassano Albino Leffe, Ferrar Pisalo Pordenone, Gubbio Sudtirol, Modena Mestre, Padova Sant'Arcangelo, Reggiana San Benedettese, Triestina Renate. Peraltro in Serie C vi segnalo che si gioca domenica prossima, poi ci sarà il turno infrasettimanale e poi si rigiocherà, quindi si giocherà tre volte in una settimana. Questo però la prossima settimana, non questa. Poi anche mercoledì. Okay. Sì. A due partite in casa contro la Feralpi Salò e poi va a Bassano, se non ricordo male. In Serie D, girone F, vediamo il turno anche in questo caso: Avezzano, Nero Stellati Pratola, il Francavilla, altra trasferta e altra trasferta molisana, perché va sul campo del Campobasso a Castelfidardo. Marco, sì, che partita è? Il Castelfidardo è la classica squadra di Serie D molto scorbutica. Appunto, sarà una partita difficile, come tutte quelle che dovremo affrontare in questo campionato. Però da martedì si ricomincia con un altro sorriso. Sì, lavorare dopo una vittoria è sempre più facile. L'importante è non perdere di vista l'obiettivo e pensare di aver fatto qualcosa, che abbiamo fatto quattro partite, quindi... Ancora siamo all'inizio. Sì. L'Aquila che ospita invece al Gran Sasso d'Italia di Tolo Concia l'Agnonese, vedremo se in settimana ci saranno degli sviluppi sulla questione societaria. Materica Monticelli, il Pineto, attenzione perché ospita la Vispesaro e sarà una settimana
quantomeno calda a Pineto, poi vedremo se ci saranno degli anche quelle partite che in cui trovi le motivazioni, quello stimolo in più per fare qualcosetta di buono. Recanatese Fabriano, San Marino San Giustese, la Vastese ospita la Jesina. Noi ovviamente non ci vogliamo sostituire dal Colavito, però siccome abbiamo visto la Jesina negli ultimi minuti che è ferale, negli ultimi minuti bisogna mettere 11 persone davanti alla porta, insomma, perché la Jesina fa male davvero. Fatemi andare in redazione perché oggi ha avuto un lavoro super Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, abbiamo battuto il maltempo, eh. Abbiamo battuto persino il maltempo. 6-1, maltempo 0. Esatto, ma io direi anche 2-0. Anche 2-0, dai. Ci può stare. Però sono talmente gasato che non vedo l'ora che venga la prossima giornata. Ah, sei gasato? Sì. Sono in ritmo. Ma ti hanno gasato i grandi gol di questa giornata? Quello di Massetti, quello di Buonocunto, quello di Palumbo? Beh sì, Massetti e Buonocunto, davvero dei gol bellissimi. Cosmo Palumbo, anche lui un gol bellissimo da tre punti. Quindi insomma c'è di che leccarsi i baffi. Io posso soltanto sperare che le abruzzesi mediamente possano fare meglio, perché la classifica dice che sono dalla cintola in giù di questa graduatoria. Noi le vorremmo vedere un po' più spostate in alto e speriamo che questo accada nel tempo. Grazie Andrea, ciao. Grazie soprattutto per il lavoro oscuro, per cui poi ringrazieremo anche la struttura di TV6. Grazie a Luca Di Pasquale, grazie. Grazie a voi tutti. Per essere sempre stato un in piacere compagnia. E vengo volentieri. Grazie, grazie. Volevo fare un saluto ai, sono stato con degli amici venerdì a Casal Bordino che faranno un'affiliazione con la Ternana. Un saluto alla società, che è una società che sta crescendo sana, ai tifosi giallorossi, che è un pubblico pure che è divertente per un gamma di promozione. Assolutamente. Allora, ci tenevo a precisarlo. Hai fatto perché... bene, hai fatto assolutamente bene. Un saluto anche da parte nostra. Grazie e in bocca al lupo per il campionato a Marco Di Benedetto. Grazie a voi. E al suo San Nicolò. Noi siamo davvero in chiusura questa sera, l'avete sentito anche da Andrea Costantini, anche causa il maltempo e causa anche trasferte, perché insomma a Morrodoro si è giocato San Nicolò Pireto, però poi l'Aquila ha giocato a Monte San Giusto, l'Avezzano ha giocato a Pesaro, scomodo anche il Francavilla ha giocato ad Agnone, insomma non era semplice. Allora fatemi ringraziare davvero tutta la squadra di TV6, a partire dalla regia Maurizio Daguini, sempre impeccabile, anche Claudio Di Giacomo, Silvia Gentile, Paolo Renzetti, Ania Cantagalli, Roberta Di Sante, Andrea Costantini, insomma tutti quelli che hanno lavorato anche oggi per regalarvi... Che grazie a loro possiamo vedere questi filmati, esatto, e divertirci. Anche oggi vi hanno regalato queste persone che io nomino con molto piacere, vi hanno regalato tra Diretta Stadio e l'Abruzzo del Pallone 5 ore di diretta per una domenica che speriamo la prossima sia ancora più sorridente ai colori abruzzesi. Noi ci vediamo domenica prossima sempre alle 19.30 su TV6 canale 14 del digitale terrestre. Buona domenica.